Finalmente ci siamo, ragazzi. Vi faccio vedere un pochettino adesso con tutti quanti i pezzi, tranne uno, manca il dissipatore che dovrebbe arrivare comunque domani. Vi faccio vedere la mia seconda build, cioè il mio PC da streaming. Se questo è il primo video che vedete sul mio canale, sappiate che sto costruendo un PC da gaming e streaming allo stesso tempo, tutto in un solo case. Quindi ci saranno due PC in un solo case. Bentornati sul punto di G o benvenuti sul punto di G. Io sono il vostro G e andiamo ad aprire un pochettino qualche scatola. Ma prima di mandarvi al video, vi ricordo che oggi, venerdì, dalle 13 saremo su Twitch per fare un pochettino di Patti Soros sul canale di Giuse DM. Andatelo a seguire, ragazzi. E poi alle 15 ci sposteremo sul mio canale insieme a Silvia di How I Met Your Cat per fare un pochettino di Friday Chill e stare un po' tutti quanti insieme in compagnia. E ancora una volta, prima di andare al video, vi ricordo che il video di oggi è sponsorizzato niente proprio di meno che da Metal PC Custom, ragazzi. Se volete un negozio che vi segua dall'inizio alla fine della costruzione della vostra build, beh, Metal PC Custom è lo store a cui rivolgervi. Tutti i link di riferimento sono in descrizione. E se fate un acquisto, guardate cosa vi mandano: una maglietta con un indovinello annesso che, se sarà risolto, vi darà diritto a qualche sconticino, qualche bonus, a boh, chi lo sa. Io vi consiglio di andare a parlare direttamente con loro e ricordare di dire che vi manda il punto di G. Ma basta cincischiare e andiamo direttamente al video dell'unboxing. Va bene, allora cominciamo a farvi vedere tutte quante le componenti della build del PC da streaming. Allora, cominciamo dalla scheda madre. È una Aorus B550i Pro AX. Voi direte: G, ma le B550 non supportano i Ryzen 3200G e il 3400G? Per fortuna esistono i BIOS che aggiornano le schede madri. Allora, cominciamo un attimo a togliere tutta la roba che c'è qui dalla scatola. Ovviamente togliere sta roba è sempre molto molto complicato. C'è una bella dotazione di, vabbè, antenne wifi, ci sono adattatori vari, cavi prolunghe RGB, questa qui è una prolunga RGB, ci sono cavi SATA, manualistica varia con i CD. Ragazzi, c'è qualcuno che utilizza ancora i CD per aggiornare i driver? Beh, se vivi da qualche parte dove non c'è internet potrebbe essere utile. E poi c'è questo, guardate la finitura di questo adesivo, molto molto figo. Ma adesso facciamo vedere un pochettino la roba seria. Prendiamo la nostra bella scheda madre. Ovviamente ci sono già delle componenti su, come potete vedere, ma andiamo a togliere un po' questa busta antistatica. La scheda madre è una mini ITX, ragazzi, con 16 GB di RAM Corsair Vengeance, l'LPX DDR4 ovviamente, e qui c'è il nostro bellissimo Ryzen 5 3400G. Perché questa scheda madre? Raga, perché appunto mi serviva una scheda madre mini ITX con una buona dotazione di porte USB, con delle uscite video, ovviamente, e il supporto per SSD M.2. Qui dentro, adesso non mi metto a smontare per farvelo vedere, ma c'è un Samsung 970 Evo Plus 250 GB, che era il precedente disco di boot del mio sistema. Questa scheda madre, raga, è bellissima, pesa tanto perché i materiali utilizzati per la parte dissipante dell'SSD, comunque poi delle fasi di alimentazione, eccetera, eccetera, danno un sacco di peso alla scheda e sono davvero, beh, ben costruiti secondo me. Oltretutto abbiamo anche un backplate di rinforzo per evitare che la scheda, essendo piccolina, possa rompersi, piegarsi, o comunque serve anche per la dissipazione del calore. Qui c'è un'altra porta M.2. Qui vediamo che tutte quante le varie porte SATA. Molto molto bella. Davvero molto molto bella. Se avete intenzione di fare una build grigia, diciamo, e il mio case appunto è grigio, quindi beh, ci sta davvero tanto. Tocca adesso alla scheda d'acquisizione, ragazzi, un Elgato 4K 60 Pro Mark II. Questa, come si apriva da qua. Vediamo che beh, le scatole dell'Elgato, ragazzi, sono sempre bellissime, davvero belle belle belle, specialmente per il colore. L'unboxing experience è decisamente positiva. Vediamo che qui praticamente c'è spiegato come il tutto quanto deve essere collegato al PC. C'è un badge, c'è uno shield per collegarla comunque anche a sistemi piccolini, uno shield di ricambio, e qui abbiamo, opla,
la scheda di acquisizione interna. Questa qui è una scheda di acquisizione PCI Express che va appunto collegata all'interno del vostro PC. Guardate quanto è figa, bellina bellina piccolina. Questa qui è la Mark 2. La Mark 1 costa di più, scalda di più, consuma di più. Questa qui è la scelta decisamente migliore ed è estremamente bella. Questo metallo spazzolato, ragazzi, nero, spettacolo, spettacolo. Qui vediamo una variante dello Shield che appunto, come ho detto prima, potete andare a cambiare con questa qui più piccolina se avete problemi di spazio nel vostro case. Basta svitare queste viti, una e due, che tengono lo Shield attaccato al corpo della scheda e potete metterla dove volete. Ragazzi, tutto questo ben di Dio sarà alimentato da un Revolt X 1200 watt 80 plus platinum di Fantex e un alimentatore basato su architettura Seasonic. Porca miseria, sono fomentato perché non ho mai avuto un Seasonic in vita mia. Allora, questo alimentatore, raga, è estremamente pesante. Vi faccio vedere. Cioè, voi non potete vedere il peso, ovviamente, però... Asci! Vabbè, dai, nel frattempo vi faccio vedere un po' di caratteristiche. Così che voi, infognati per l'elettronica, possiate dirmi se è un buon alimentatore o no. Spoiler, lo è. Bene, dopo essere riuscito a capire come toglierlo dalla scatola... Grazie per aver scelto Fantex. Questo qui si apriva, se non sbaglio, da questo lato o dall'altro lato. Ma si apriva da quest'altro lato, quindi abbiamo un po' di fascette per tenere i cavi tutti in ordine, le viti per fissarlo al case, ovviamente una targhetta Fantex piccola, un altro po' di fascette per tenere tutto quanto in ordine e, vabbè, classica presa della corrente, una marea di cavi che oltretutto, ragazzi, sono dei cavi normalissimi, ma al tatto hanno questa retina che mi sembra decisamente diversa anche da quella del mio Corsair HX 1200. Sono davvero fatti bene, sinceramente parlando, sono dei cavi normalissimi, però sono di ottima fattura. Abbiamo un doppio cavo, ovviamente 24 pin, perché questo qui deve andare a alimentare due sistemi. E adesso vi faccio vedere anche il layout dell'alimentatore, perché credetemi, è molto molto interessante. Quindi solleviamo qui e ta-da! Abbiamo un alimentatore in una pochette. Oh oh! Ecco qui come si presenta il nostro alimentatore in camera. Vedete, abbiamo praticamente il layout per il sistema numero 1, con 24 pin, primo e secondo cavo a 8 pin per la CPU. Qui invece abbiamo... com'è bello, com'è soddisfacente togliere questi cosini di gomma. È estremamente soddisfacente, ragazzi. Abbiamo il secondo cavo a 24 pin e abbiamo gli altri ingressi per i cavi a 8 pin. Sotto, ok, ci sono i SATA Molex, PCI Express, quindi qui potremo collegare schede grafiche fino praticamente a 3 cavi da 8 pin. Beh, davvero un alimentatore fatto bene, pesa tanto. Abbiamo anche una modalità hybrid qui che credo serva a monitorare un pochettino o a dare una regolata alle ventole. Anche esteticamente molto molto bello, raga, è estremamente pesante. Io credo che il peso si attesti intorno ai 7-8 kg e non sto scherzando. Ho fatto palestra per anni, quindi sono una bilancia umana. Davvero molto molto bello, tanta tanta qualità. Ho un problema. Io adesso come ve lo faccio vedere il prossimo pezzo? Ok, devo cambiare inquadratura. Allora ragazzi, l'ultimo pezzo della build, che è quello più importante, è il case Fantex Enthu 719. È un case full tower, è enorme, credetemi, è davvero grosso. E adesso procederemo a fare questo. Oh mamma, che goduria. Raga, oggi mi è arrivato e non ho potuto resistere, credetemi, l'ho voluto fare da tantissimo tempo. Allora, all'interno possiamo vedere tantissimo spazio, ma non tanto per dire, ma davvero tanto spazio. Abbiamo la possibilità di montare 4 ventole da 120 mm qui, sul laterale, sul frontale, sulla parte superiore invece. Adesso vi faccio vedere, vi tolgo un po' di roba. Sì, riesco con una mano. No, devo svitare i viti, ma fidatevi. Qui ci va un radiatore da 360 mm. Qui invece andrà il sistema principale, quindi con la scheda madre Extended ATX X570 che ho.
qui invece andrà la B550 Mini ITX, cosa molto figa. Qui c'è una striscia di LED nascosta, però molto molto bello. E raga, fondamentalmente pellicolina. Ah, sì. Sì, che goduria. Questo qui è dove la mia prossima build starà di casa, alla fine. È un case che di primo acchito, devo dire, mi sembra solido. Il problema è che qui e qui, nella parte frontale, è tutta plastica, che serve a dare rigidità alla struttura, perché la struttura è comunque in alluminio, certo. Non è forse l'alluminio più premium e più duraturo che possiamo trovare, ma comunque fa il suo sporco lavoro. Insieme al case vi consegnano anche una scatolina con vari accessori, tra cui il libretto di istruzioni per farvi capire come montare il tutto qui dentro. Ops, sorry. Abbiamo poi, va bene, il manuale d'attenzione, uno shield di sostituzione, perché questa parte qui può essere svitata e può essere sostituita da questo shield, molto molto figo come cosa, e abbiamo gli hard disk trays, che sono praticamente delle gabbiette, ecco qui, all'interno delle quali potete montare hard disk o comunque SSD. Dovrebbero andare qui di norma, ma se non sbaglio potete montarle anche qui, da quest'altro lato, e il tutto dovrebbe risultare, ecco, il più comodo possibile da montare. Raga, per quanto riguarda il dissipatore del secondo processore, deve ancora arrivare, ma credo che arrivi domani. E beh, è un Noctua ad aria, piccolino, low profile. Non ricordo il modello, ma credo proprio che lo metterò tipo qui, così che anche voi possiate saperlo. E beh, questa qui è la build. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, tra poco ci sarà la seconda parte, credo la settimana prossima uscirà la seconda parte in cui vi farò vedere come montare all'interno di questo case, un case, due PC, quindi preparatevi perché ne vedremo delle belle. Ricordate di mettere un mi piace, accendere la campanella e iscrivervi se non vi siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. Detto ciò, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao belli!